De Gregorio, una squadra di De Cannes che non sta al top come al solito e non gioca come dovrebbe. Cosa vi serve in questo secondo tempo e cosa vi è mancato ovviamente nel primo? Ma ci è mancato il gioco di squadra in questo primo tempo. Alla fine gli avversari non hanno fatto nulla in più a noi, quindi ci manca un po' più di lucidità. In bocca al lupo. Prego. Festinese, buon primo tempo, penso state giocando molto bene. Sì. Cosa vi serve in questo secondo tempo per chiudere definitivamente questa partita? Un po' di concretezza davanti alla porta e meno egoismo, sicuramente meno egoismo che altruismo da parte dei nostri attaccanti sotto porta, si potrebbe finalizzare. Bocca al lupo. Grazie. Buongiorno, siamo qui nel posto partita, visto affrontarsi River Plate contro The Gunners. La partita è finita 4-1 per il River, abbiamo qui due migliori in campo, Crasta e Amendola. Andiamo dalla squadra che purtroppo ci dà sconfitta, Amendola. Una partita non da The Gunners, diciamo che uno ogni anno si aspetta sempre sì. Buone prestazioni dalla vostra squadra. Oggi diciamo che non tanto il primo tempo, ma soprattutto nel secondo tempo, in cui ci voleva secondo me un po' di grinta in più, siete venuti meno sia fisicamente che mentalmente. Sì, non è stata una delle migliori partite da parte nostra. Sì, il primo tempo non abbiamo giocato bene, però abbiamo retto nonostante comunque non un gioco brillante. Il secondo tempo abbiamo tenuto, poi siamo crollati purtroppo, però i meriti vanno anche all'avversario che comunque... Certo, hanno giocato molto bene. È una bella squadra, quindi hanno giocato veramente bene, quindi noi dobbiamo rivedere tante cose. Il campionato è lungo, quindi ci rifaremo sicuramente. Ciao. Grazie. Ciao Sarbes. Crasta, innanzitutto complimenti per la doppietta. Grazie. Bravo anche il portiere, come ha detto anche Max. Una buona squadra, secondo me avete fatto quest'anno quegli inserimenti che servivano secondo me ad una squadra buona che però a questi livelli ha bisogno comunque di qualcuno a centrocampo come te, di un portiere buono e soprattutto di qualcuno lì davanti che abbia un po' di fantasia come l'ultimo Ciccone, sì. L'ultimo diciamo che ha fatto il nuovo acquisto. Il nuovo acquisto, quindi secondo me è una squadra la vostra che può puntare molto in alto, secondo me questa. Sì, sicuramente. La prima l'abbiamo giocata senza portiere, allora l'abbiamo risentita molto. Ma abbiamo fatto l'acquisto del portiere, la squadra è abbastanza completa così. A chi avete dedicato questo comunicato? E ovviamente la doppietta. Alla squadra, che abbiamo giocato veramente di squadra oggi. Io ti ringrazio, complimenti per questi tre punti e in bocca al lupo per il proseguo. Crevi. Ciao ragazzi. Ciao.